Buonasera, benvenute e benvenuti all'edizione serale del TG6. In apertura tutti i numeri dell'emergenza sanitaria in atto aggiornati ad oggi pomeriggio. Sono 12 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati oggi in Abruzzo. La percentuale sui tamponi processati è dell'1%, ma 11 di questi si riferiscono alla sola ASL di Pescara. Sono 5 le nuove vittime. Jacopo Forcella. Sono 12 nuovi casi di positività al Covid-19 in Abruzzo nella giornata di oggi, su un totale di 1130 tamponi analizzati, 1% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 8 su un totale di 1080 tamponi analizzati, 0,7%. Nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati dunque 3127 casi positivi diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. 214 pazienti, meno 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 7, meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1268, meno 50 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 375 pazienti deceduti, più 5 rispetto a ieri. 1263 invece sono i dimessi e i guariti, più 66 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, guariti e dei deceduti, sono 1489, con una diminuzione di 59 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 51.361 test, di cui 45.356 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 244 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 778 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1460 alla ASL di Pescara e 645 alla ASL di Teramo. I 12 casi di oggi si riferiscono 1 alla ASL Lanciano Vasto Chieti e 11 alla ASL di Pescara. Non si registrano nuovi casi nelle ASL Avezzano sul Mona L'Aquila e Teramo. Andiamo ora all'Aquila. Incontro questa mattina tra l'associazione costruttori edili e il sindaco Pierluigi Biondi. Secondo l'ANCE si poteva permettere anticipatamente alle imprese di organizzarsi per attuare tutte quelle misure di sicurezza e l'associazione chiede anche maggiore chiarezza sull'ordinanza aquilana unica in Italia, ovvero quella dei tamponi obbligatori per gli operai. Il decreto che ha fatto il sindaco Biondi va verso questa direzione, quella di mettere in sicurezza la propria città e soprattutto lo si fa mettendo in sicurezza tutti i dipendenti dei cantieri. L'Aquila oggi è il cantiere più grande d'Europa, circa 500 cantieri da riaprire, è naturale che l'attenzione deve essere forte. Noi che cosa abbiamo detto però al sindaco? Che la sua ordinanza è uscita la fine di aprile. Il giorno dopo era il 1º maggio, il giorno dopo era sabato, il giorno dopo era domenica, il 4 di maggio eravamo tutti pronti per ripartire con i cantieri. Naturalmente con quell'ordinanza le imprese, almeno quelle più serie, hanno detto ok, dobbiamo fare i tamponi, non riapriamo. Quindi magari una concertazione fatta prima poteva far sì che l'organizzazione poteva dare i suoi frutti, anche perché lasciare a casa le maestranze soltanto con la cassa integrazione significa anche lasciare in povertà le famiglie italiane. Il problema sta nel fatto che le cose devono essere fattibili. Ritorniamo ai tamponi. I tamponi, anche se sono una cosa giusta, ma noi non possiamo adesso ripetere i tamponi, 5-6 mila tamponi nel giro di poco tempo. Il protocollo firmato tra associazioni di categoria e sindacati è del 24 aprile, venerdì. Il 25, sabato festivo, il presidente Conte annuncia la fase 2, il 26, domenica sera, esce il DPCM che stabilisce le regole di ingaggio sui cantieri edili, il 27 mattina abbiamo mandato la prima bozza di protocollo e il 30 aprile abbiamo firmato l'ordinanza, quindi il tutto è stato fatto in 3 giorni lavorativi che sono tempi per la pubblica amministrazione incredibili, passati attraverso anche una fase di concertazione e di condivisione con altri soggetti. Quanto al nocciolo della questione, che è quella della ripetizione del tampone, anche lì, se un operaio è negativo e ha uno stile di vita corretto, indossa la mascherina quando non può mantenere la distanza sociale, si lava frequentemente le mani, fine settimana sta alla casa in campagna con la moglie e
figli, il tampone può anche non ripeterlo mai più. Abbiamo un decreto ministeriale che ci dice come lavorare in sicurezza nei cantieri, lì non è concepito che si faccia il tampone obbligatorio ed è questo che noi chiediamo a Biondi, che si faccia chiarezza, perché le imprese vogliono lavorare in sicurezza ma vogliono anche lavorare con certezze e devono saper fare quello che è lecito fare. Una serie di prescrizioni per far ripartire in sicurezza le attività di fronte al rischio coronavirus. Le ha messe insieme Confindustria attraverso un team di esperti. Andrea Costantini. La pandemia da coronavirus spinge verso il cambiamento anche nel modo di intendere il lavoro, con l'utilizzo particolarmente diffuso dello smart working. L'apertura della fase 2, d'altra parte, ha rimesso in moto diverse aziende chiuse per il lockdown. Confindustria Chieti Pescara, a tal proposito, ha inteso costituire un gruppo tecnico-scientifico composto da profili di assoluto livello, rappresentativi di vari comparti, che sono stati funzionali alla elaborazione di una cosiddetta checklist, una serie di azioni, gestione di turni, ingresso negli ambienti di lavoro, sanificazioni, precauzioni igieniche, comportamenti nei luoghi di lavoro e altro ancora, che le attività possono mettere in pratica per quella che Confindustria definisce ripartenza intelligente. Da qui quindi la necessità e l'idea di pensare ad uno strumento utile per le imprese, avvalendosi della collaborazione di esperti di varie discipline. Abbiamo infatti coinvolto epidemiologi, virologi, psicologi, esperti di big data, data science, industria 4.0, che unitamente ai nostri tecnici di Confindustria Chieti Pescara hanno realizzato un documento ipertestuale che ricorda quali sono tutte le adempienze nell'ambito della sicurezza alle quali attenersi. Il gruppo di lavoro resterà attivo fino alla fine dell'emergenza e resterà quindi a disposizione di eventuali richieste e approfondimenti che dovessero pervenirci dalle imprese. Siamo passati da una situazione pre-pandemia con un fattore spazio senza confini, cittadini del mondo e di conseguenza un tempo sempre insufficiente, a una situazione completamente opposta, dove lo spazio è diventato ristretto, spazio per lo più rappresentato da una stanza in condivisione con il nucleo familiare e una grande disponibilità del fattore tempo. Quindi un'opportunità vitale che ha trasformato milioni di colletti bianchi in colletti digitali e che ha permesso a molte aziende di continuare a lavorare e quindi di sopravvivere. E questo documento ha un aspetto molto importante, che è l'equilibrio. L'equilibrio, perché giustamente il Presidente ci ha ricordato l'importanza della sicurezza e della salute, però ci ha ricordato anche il benessere sociale e il fatto che le aziende ovviamente non possono chiudere. Non è facile trovare questo equilibrio, ma è chiaro che noi non possiamo, per avere una certezza di totale di sicurezza, arrivare a sospendere del tutto le attività, soprattutto in una fase post-emergenziale. Con tutta una serie di persone, ovviamente incluso il grande Lamberto che è a fianco a noi, stiamo pensando alla realizzazione di una fondazione ASL di Pescara in questo periodo. Noi potremmo cominciare a pensare a un mondo in cui le professionalità che ci servono per migliorare specifici settori dell'industria biomedica, ma ancora più tutto quello che è ovviamente servizio sanitario avanzato, ma ancora più tutto quello che può essere lancio di base per attività imprenditoriali sul territorio, potrebbero da questo momento in poi, con i nuovi spazi, trovare davvero una interdigitazione di settori strategici. In commissione regionale si sta discutendo di un provvedimento a supporto del settore dei nidi e degli asili privati paritari. Nell'audizione l'associazione Fine si è chiesto correttivi al testo che escluderebbe dal finanziamento straordinario Covid gran parte degli istituti. Resta comunque l'incertezza sulla data della riapertura delle strutture educative. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Molti genitori in questo periodo di quarantena Covid hanno sentito dai loro figli pronunciare la fatidica frase «Quando potrò tornare all'asilo?». La domanda purtroppo ad oggi non ha una risposta, sia per gli istituti pubblici che ancor di più per quelli privati paritari. Sono tanti i fattori che pregiudicano la ripartenza del settore, a partire dalla sua delicatezza per arrivare all'incertezza economica. Infatti molte strutture private, per lo più società, che per rispettare i dettami della legge regionale 76 del 2000
hanno più di 10 dipendenti tra educatori, personale ausiliario e di segreteria, rischiano concretamente la chiusura, stretti come sono ora, tra le spese da sostenere e i mancati introiti delle rette. Regione Abruzzo, con il disegno di legge regionale 118 presentato dalla maggioranza di centrodestra, sta cercando di dare una risposta al settore, spesso stampella fondamentale del pubblico nel garantire il servizio educativo in età prescolare tra i 0 e i 6 anni. Nella legge è stato previsto un contributo di 2.000 euro a copertura delle spese del periodo marzo-giugno 2020, però per le strutture sotto i 10 dipendenti, il che dunque escluderebbe la maggior parte di quelle operanti in Abruzzo. Dopo l'audizione di lunedì scorso in commissione, il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli ha annunciato che saranno presentati emendamenti per correggere il testo. L'articolo 2 di questa legge si riferisce alle piccole e micro imprese, quindi fino a 10 dipendenti, ma tutti questi asili, questi nidi, eccetera, se rispettano la normativa regionale, la 66 del 2000, hanno tutte più di 10 dipendenti. E poi naturalmente anche per allargare questa forchetta economica, che di 2.000 euro è sinceramente briciole rispetto alle perdite che hanno avuto. Ricordiamo che sono nidi di infanzia in cui i bambini non versano più le rette, non le versano più dal mese di marzo e probabilmente non le verseranno fino ad agosto. E quindi naturalmente ci sono dei costi fissi a cui queste strutture devono far fronte. Ecco perché noi presenteremo come Partito Democratico degli emendamenti correttivi e in maniera propositiva a questo progetto di legge. Correzioni che ha chiesto anche la Federazione Italiana Nidi e Scuole d'Infanzia Finesi, che ha illustrato alla Commissione nel corso dell'audizione le proposte migliorative per cercare di salvaguardare il futuro delle strutture. È ovvio che nel momento in cui noi non ci siamo e non chiudiamo, i bambini dove andranno dopo? Sì, ci saranno i bonus per le babysitter, ma per quanto tempo? Quanto durerà? Come funziona? Farà bene al bambino vivere con la babysitter senza confrontarsi con un proprio pari? E pertanto ci sono tante cose dietro a questa situazione piuttosto problematica. Voi non avete a disposizione dei numeri precisi, una statistica precisa rispetto alle strutture, manca cioè un osservatorio regionale sulle necessità della fascia di età fra gli 0 e i 6 anni, è così, è giusto? Sì, è una contestazione amorevole che ho fatto, perché è bene poter avere dei numeri, perché giustamente la Giunta riuscirebbe a lavorare in maniera più chiara e concreta nel momento in cui ha in mano reali dati e attraverso quei dati si possono muovere attraverso i fondi che hanno a disposizione per dare risposte precise. È giusto che la Giunta abbia non solo il numero dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia, nonché i centri gioco, i centri domiciliari che fanno parte tutti della legge 76 del 2000. Non è ancora nota la data del ritorno a scuola né con quali misure, ma a Lanciano si sta già lavorando in attesa delle linee guida del decreto rilancio. Se ne è parlato in consiglio comunale, vediamo. Tornare a scuola in sicurezza è questa una delle principali sfide da affrontare nella fase 2 dell'emergenza coronavirus a Lanciano. Tema discusso anche nel Consiglio Comunale straordinario convocato per la prima volta in videoconferenza. Ad oggi siamo ancora in attesa di indicazioni chiare dal governo su come far rientrare alunni, insegnanti e personale in sicurezza nelle nostre scuole, ha detto il vice sindaco e assessore a pubblica istruzione e lavori pubblici Giacinto Verna, rispondendo alle sollecitazioni della minoranza. In particolare si sta ancora discutendo se gli studenti entreranno tutti assieme o a doppio turno, se una parte della classe sarà a scuola e un'altra continuerà a frequentare le lezioni in remoto. Al momento non si conosce neanche la data della riapertura delle scuole, l'unica certezza è il distanziamento sociale. In questo vuoto normativo e di informazioni, tecnici e funzionari dei settori coinvolti fanno il punto assieme ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi. Nella fase 1 il Comune di Lanciano ha attivato il progetto Social Nido per continuare a dare con la didattica a distanza un servizio a titolo gratuito alle famiglie, oltre a erogare il servizio di assistenza specialistica a circa 70 bambini disabili, seguiti con la didattica a distanza o incontri a domicilio. Nella fase 2 sono 3 le direttrici su cui il Comune di Lanciano si muove: ordinaria amministrazione, cantieri e progettazione. Con le scuole chiuse si stanno facendo tutti gli interventi di diminuzione
punteria per verificare che tutto sia a norma e funzionante, spiega il vice sindaco. Si portano avanti i progetti già finanziati di edilizia scolastica, come l'adeguamento sismico alla primaria Olmo di Riccio e all'infanzia D'Amico. Nelle prossime settimane saranno appaltati 300.000 euro di interventi per il miglioramento strutturale e la messa in sicurezza di altre 5 scuole. L'amministrazione comunale sta anticipando con sopralluoghi e verifiche, richiedendo anche qualche preventivo per capire come riorganizzare le scuole per la riapertura, la messa in sicurezza di ingressi e uscite, la disposizione degli arredi per rispettare il distanziamento sociale, la reazione delle aule. Si attendono linee guida dal decreto rilancio. L'INAIL ha diffuso il documento tecnico tramite cui detta le regole per la riapertura delle spiagge. È già polemica per quanto riguarda la balneazione. L'assessore regionale Mauro Febbo chiede che il regolamento venga rivisto. Andare al mare non sarà più una cosa semplice. L'INAIL, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, ha dettato le regole per la riapertura degli stabilimenti balneari. Innanzitutto gli ombrelloni dovranno essere posizionati a una maggiore distanza, 5 metri tra ogni fila e 4 metri e mezzo tra un ombrellone e l'altro della stessa fila, mentre il proprio lettino dovrà essere posizionato ad almeno 2 metri da quello dell'ombrellone vicino. I dipendenti degli stabilimenti dovranno indossare guanti e mascherine, mentre i clienti dovranno coprirsi il volto solo sulla passerella e potranno levare la mascherina una volta giunti sotto l'ombrellone. Gli ombrelloni dovranno essere prenotati anche per fasce orarie e questo anche per poter rintracciare le persone in caso di contagi. Piscine e giochi per bambini dovranno essere chiusi e tutte le attrezzature dovranno essere igienizzate frequentemente. In caso di pioggia inoltre non si potrà più correre a cercare riparo negli stabilimenti, a meno che non si possa garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. La norma più controversa però riguarda quella del salvataggio in mare. La disposizione infatti recita che il bagnino, in caso di emergenza, non potrà più procedere alla respirazione bocca a bocca, ma dovrà valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima, senza avvicinare il proprio volto. Insomma, per non ammalarsi di coronavirus potrebbe diventare più facile annegare, perché il soccorritore potrà solamente stare a guardare il petto del moribondo. L'Abruzzo conta di riaprire le spiagge già entro la fine di maggio, ma secondo l'assessore regionale al turismo, Mauro Febbo, le norme devono essere riviste. Dovessimo correre dietro ciò che hanno scritto l'INAIL, praticamente non riapre più nessuno, perché hanno già problemi, giustamente in questo caso per quanto riguarda i bar hanno problemi sulla ristorazione, giustamente questo lo riconoscono, non si possono aprire i giochi, non si possono attivare le piscine, insomma eccetera, gli metti pure una limitazione diciamo di ombrelloni di oltre il 70%, è chiaro che questi non riaprono. Ancora incerta la situazione delle spiagge libere. Qui dovranno essere posizionati cartelli con indicazioni chiare in diverse lingue sui comportamenti da dover adottare. Settimana prossima dovrebbe esserci un incontro tra comuni, capitaneria di porto e prefettura e forse ne sapremo di più. Nel frattempo il sindaco di San Salvo ha annunciato che ci saranno delle guardie che potranno sanzionare chi non rispetta le regole, mentre alcuni balneatori chiedono di poter usufruire delle spiagge libere per recuperare gli ombrelloni persi a causa del distanziamento imposto. Il rischio concreto è che vengano privatizzati anche gli scarsi residui di spiaggia libera lungo la costa abruzzese. Si è riunita questa mattina a Teramo per la prima volta dal vivo dopo il lockdown l'Assemblea dei Sindaci Teramani. Si è discusso sul rilancio economico del territorio che potrà avvenire solo attraverso una strategia congiunta tra tutti i comuni. Il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, ha proposto di chiedere una linea di finanziamento alla regione a favore del turismo. Tania Bonici Castelli. Compatti, propositivi, senza campanilismi o differenziazioni politiche per salvare il territorio provinciale di Teramo dalla catastrofe economica e sociale. È stato questo il mood che ha animato l'Assemblea dei Sindaci Teramani, riunitasi per la prima volta in presenza dopo il lockdown nella sala consigliare del Parco della Scienza. Chiamati a raccolta dal presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, che ha loro sottoposto un piano strategico comune. Rilanciare la domanda interna verso agricoltura e turismo, armonizzare le disposizioni comunali, monitorare i provvedimenti di regione e governo ed essere pronti a segnalare con spirito di collaborazione incongruità e inefficienze, intercettare finanziamenti attraverso una progettualità che avrà la forza dell'intero territorio. Come riparte questa provincia, come riparte
questa Italia, perché è un'emergenza senza precedenti, lo dicevo dal 15 marzo quando qualcuno mi prendeva per cinico, perché dicevo sono preoccupato in parallelo sia dell'emergenza sanitaria e di quello che creerà l'emergenza sanitaria, la più grossa emergenza economica proprio mai avuta in Italia e nella nostra provincia. Oggi parliamo di un documento, sono convinto che l'intelligenza dei sindaci porterà a condividere oppure a parlare su un documento che già è pronto, ecco, non è il momento di contrapporsi, io già stigmatizzo, ecco, ogni tanto qualche uscita, però è il gioco delle parti che adesso non ci può stare. In considerazione poi della specificità del territorio teramano, che rappresenta oltre il 60% dell'intero turismo regionale, la provincia di Teramo e tutti i comuni congiuntamente hanno espresso l'intenzione di chiedere una linea di finanziamento corposo alla regione Abruzzo. Intanto il comune di Giulianova si appresta a salvare una stagione turistica sulla quale però non si hanno ancora certezze. Sindaco, Giulianova traina tutta la provincia di Teramo a livello turistico, come sarà quest'estate? Sicuramente sarà un'estate diversa, però quello che abbiamo detto anche in regione lunedì è, sarà un'estate che non possiamo buttare all'aria, il nostro comparto turistico ricettivo è tra i più importanti che ci sono in regione Abruzzo, ricordo che Giulianova ha la maggiore capacità ricettiva dell'intera regione e quindi dobbiamo studiare una soluzione che possa andare bene sia a quel comparto sia a tutte le problematiche legate al Covid-19. Vogliamo in sicurezza ripartire, ma dobbiamo assolutamente muoverci, la stagione è già iniziata e noi linee guida ben precise ancora non ne abbiamo. Grande solidarietà è stata espressa dall'Assemblea al Sindaco di Atri Pier Giorgio Ferretti per il ruolo prezioso che ha svolto l'ospedale San Salvatore nella cura del Covid-19. La concentrazione mia e di tutta la comunità di Atri, che si è stretta in questi ultimi mesi attorno al suo presidio ospedaliero, adesso ecco l'importanza di tornare alle operazioni ordinarie. Questo dovrebbe avvenire tra il 18 e il 25 di maggio, sono già stati avviati i lavori per la riconversione del presidio, lavori muratura, adesso nel corso di questo fine settimana, al più della prossima, una maxi sanificazione, perché comunque quel presidio ospedaliero non è solamente un presidio sanitario, ma ha dato dimostrazione di essere anche una fortezza sotto il profilo della sicurezza. L'Assemblea dei Sindaci Teramani, la prima post-Covid, è stata dedicata a Dalmazio di Dalmazio, per tutti Italo, scomparso dopo una lunga malattia. Di Dalmazio nella sua vita è stato amministratore provinciale, più volte assessore al turismo e alla cultura e sindaco di Civitella del Tronto. Si chiama GEPE, un gruppo di psicologi messo a disposizione di cittadini e operatori sanitari dal comune di Penne e dalla locale protezione civile. E questo per dare un supporto a quelle persone che in questo periodo di pandemia hanno avuto reazioni emotive. Stefano Recanati. Le conseguenze psicologiche a lungo termine, come riconoscere e gestire le emozioni, spesso mutevoli e contrastanti, e tornare ad una vita serena. A queste domande, da inizio emergenza sanitaria, cerca di rispondere il pool di psicologi dell'associazione GEPE, convenzionata con il comune di Penne e con il gruppo di protezione civile comunale Gianni Damiani, operando sul territorio con lo scopo di garantire un sostegno attraverso interventi psicoeducativi a quei cittadini che in questo periodo difficile stanno sviluppando delle reazioni emotive conseguenti ad un evento critico. Il sostegno psicologico a distanza attraverso video call, Skype e chiamate telefoniche fino ad ora conta circa 300 richieste di intervento, tante anche tra gli operatori dell'ospedale San Massimo di Penne, dice la responsabile del gruppo Marilena Esposito, per quello che è stato un cambiamento radicale delle nostre vite. Quindi il COC dall'inizio dell'emergenza ci ha attivato per dare sostegno alla popolazione e mitigare tutte quelle sintomatologie legati ovviamente alla situazione, diciamo, di emergenza e classiche reazioni da stress. Noi abbiamo ricevuto tante chiamate dagli operatori sanitari, che ovviamente sono stati quelli in prima linea e anche con un carico oltre che lavorativo anche emotivo, perché comunque all'inizio della pandemia sono stati i primi ad essere comunque presenti 24 su 24 sul posto. Una delle richieste più frequenti in questo periodo comunque resta la gestione del lutto per i familiari che hanno perso il proprio caro e non hanno potuto salutarlo per l'ultima volta. La situazione
prevedeva non solo la gestione del lutto, ma anche l'impossibilità di salutare quelli che erano i propri cari, i propri defunti. Quindi una situazione del tutto atipica, anomala, un processo che va elaborato. E tramite l'intervento di professionisti della salute, come noi psicologi o anche di altre figure, la persona può riuscire a gestire meglio la situazione. Abbiamo lavorato molto sulla psicoeducazione, ovvero cercare di fornire informazioni tangibili e razionali sulla gestione dell'ansia, tramite tecniche di rilassamento, tecniche di gestione dell'ansia. Le problematiche preesistenti di prima riguardavano essenzialmente l'ansia dovuta alle difficoltà relative all'emergenza della salute. Ora invece la problematica riguarda quelle che sono le incertezze lavorative, perché ovviamente questa situazione ha destabilizzato quelli che erano la situazione preesistente. Parliamo ora di sport. Sono ore decisive per il mondo del calcio. L'ulteriore giro di vite chiesto dal Comitato Tecnico Scientifico non è facile da accettare per la Federcalcio, secondo cui è difficile ripartire a quelle condizioni. E fanno riflettere anche le parole del presidente Daniele Sebastiani sui danni economici che dovrebbe sopportare un club come il Pescara. Vediamo. Danni per 5 milioni di euro se il campionato non riprende. A 24 ore di distanza risuonano ancora forti le parole del presidente del Pescara Daniele Sebastiani di fronte alla ipotesi, tutt'altro che remota, che la stagione della Serie B sia dichiarata chiusa. Per questo lo stesso numero uno del Delfino è stato chiaro: il calcio deve provarci, deve assumersi il grosso rischio di ripartire, affrontando le prescrizioni severissime dettate alla Federcalcio dal Comitato Tecnico Scientifico. Le mancate entrate peserebbero tanto sui club. Sebastiani ha anche affermato che una società come il Pescara impiegherebbe fino a 5 anni di sana gestione per recuperare il danno economico. Di fronte a questo spaccato molto preoccupante, Sebastiani ha comunque inteso dare rassicurazioni. Il Pescara, anche in caso di mancata ripresa del campionato, sarà in grado di iscriversi al prossimo torneo di Serie B, certo tra mille sacrifici. Ma tornando al discorso principale, ci sono i presupposti a queste condizioni per ripartire? Sembra proprio di no. Costringere i club ad andare in quarantena per 2 settimane è un disastro. L'interruzione del flusso di allenamenti per tutto quel tempo rende impossibile preparare al meglio il ritorno all'agonismo. Peggio ancora se il caso di positività è riscontrato dopo una partita. Le due squadre che si sono affrontate vanno in quarantena e le rispettive partite successive posticipate. Rinvii su rinvii per un calendario già compresso. La chiusura della stagione sarebbe compromessa. Il punto è che se non si accettano casi di positività non si può pensare di chiudere la stagione, ma forse neanche di iniziare quella nuova. Perché fermare un gruppo per 2 settimane, quando fare i tamponi dopo alcuni giorni potrebbe già dire chi si è ulteriormente contagiato e chi no, e chi non lo è potrebbe tornare subito in campo. Ripetiamo, questi quesiti valgono ora, ma varranno anche a settembre e ottobre, quando, stando sempre al mondo della scienza, un vaccino non sarà ancora sintetizzato. Gli ospedali saranno, si spera, svuotati, ma già ora non sono più sotto pressione. Così come sembra eccessivo riversare responsabilità penali sui medici sociali, che sono già sul piede di guerra, come dichiarato dall'ex responsabile dello staff medico azzurro, Enrico Castellacci. Si dovrà arrivare al dunque. Se l'aspetto economico, il volume di denaro che il calcio fa girare con tutti gli indotti che gli ruotano intorno, il gettito fiscale che garantisce la stabilità del sistema, intesa come tenuta dei club professionistici, ha e avrà ancora un forte peso, il protocollo dovrà essere un minimo alleggerito, altrimenti sarà durissima ripartire. Sono ore importanti perché la versione definitiva del protocollo non c'è e va ancora validata, fermo restando che il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo di consulto, ma la scelta resta sempre in capo al decisore politico, il governo, e dunque il Presidente del Consiglio e il Ministro dello Sport. E adesso un appello che riguarda il mondo delle televisioni. Il gruppo TV Insieme, che conta 25 emittenti televisive in tutta Italia, si associa alla protesta che proviene dalle altre associazioni rappresentative delle TV locali di fronte alla decurtazione dei fondi d'emergenza coronavirus preannunciati nel decreto rilancio. Lo stanziamento di 20 milioni invece degli 80 proposti da tutte le forze politiche costituisce una grave sottovalutazione delle esigenze dell'emittenza locale in questo periodo di grande attività, ma totalmente
totalmente privo di ricavi. Il sistema televisivo locale non ha mai smesso di informare in maniera seria e puntuale il pubblico, dichiarano gli editori di TV Insieme. Siamo sempre stati in campo, non abbiamo mai interrotto la produzione, anzi l'abbiamo moltiplicata con un maggiore sforzo per aggiornare costantemente la popolazione e i risultati sono tangibili. Ascolti aumentati per ogni emittente, ma i ricavi pubblicitari a causa del lockdown delle attività produttive sono decisamente crollati. Abbiamo quindi bisogno di maggiori risorse dal decreto rilancio, ma specificano gli editori di TV Insieme, alla condizione che vengano assegnate esclusivamente secondo il criterio riferito all'occupazione per il lavoro svolto dai dipendenti e giornalisti. Tutte le emittenti locali in questo difficile periodo si sono impegnate con pari dignità per svolgere il proprio ruolo informativo, che non può essere sottoposto alla ghigliottina del regolamento. I suoi effetti distorsivi arricchiscono i primi gruppi editoriali con milioni di euro, mentre penalizzano tutti gli altri. E termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che tutti quanti i nostri servizi potete recuperarli on demand sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Il TG6 torna alle ore 23. Grazie e buon proseguimento di serata.